Concezionare veramente hai fatto finalmente la partita, cioè la partita che volevano quelli che pensavano che facessi un film sul calcio, che Sì, tra l'altro è un tabù. in realtà Carlo ha avuto la forza, adesso mi ricordo tante cose, che poi sono delle specie di sedute psicanali di questi incontri. No, anche lui a un certo punto mi disse, noi avevamo fatto un film che ha avuto un successo pazzesco, che si chiamava I Fighissimi, con Gerry Calà e Diego, costava 300 milioni il film e incassò 10 miliardi, 30 volte, una cosa che non è mai successa nella storia del cinema italiano. Avevamo un certo potere contrattuale e andammo dal produttore e Carlo dice dobbiamo fare qualcosa di autentico e non ha avuto torto e siamo andati dai produttori che avevano fatto i fichissimi che avevano dato tanti soldi a proporre il sapore di mare e loro non potevano dirci di no però si incazzarono su due cose dice ma però dice, guarda, il film lo possiamo fare però dovete togliere due attori che non vogliamo allora Christian De Sica avete voluto nel film, ma quello non farà mai entrare nessuno al cinema, per cui levate Christian De Sica. E poi Irma Lisi, ormai è vecchia. Allora, Christian fa il film, è la sua fortuna, dopo comincia la sua carriera, è la nostra fortuna, Irma Lisi vince Davide Donatello e Nastro d'Argento. Per cui, però, la nostra carriera vera comincia con Sapore di Mare perché abbiamo fatto qualcosa di quasi autobiografico. Abbiamo raccontato un'estate degli anni 60 nostra e lì abbiamo trovato quello se c'è, non so se c'è, dicono che c'è, io non ho. Lo stile Lanzino è quello, questo miscuglio di sentimenti, di cose comiche, di un film corale con della musica adeguata che fa sorridere, ridere e anche intenerire un po'. E poi è autentico il film. È appunto il racconto delle vacanze di ragazzi di buona famiglia. E anche non, però insomma, ecco, si rappresentano i Sì, il ragazzi di tempo buona sulla famiglia senza nostalgia, vergogna. sull'ottimismo, sul vedere questo paese vincente anche in momenti un po' malinconici. Questo è così come il film subito dopo che abbiamo fatto, che era Vacanze di Natale, il primo, quello è veramente un grande film sull'oggi, in quel momento sull'oggi, su cos'è l'Italia, cosa sono. Insomma, sono dei film. Noi abbiamo, in un anno abbiamo fatto eccezionalmente Sapore di Mare e Ragazzi, da 2 anni, è La pazzesco. velocità, anche la velocità. Però ho detto, lui è il più bravo regista che c'è, te l'ho già detto. Buon Carlo, spiego, ciao a tutti. Carlo, in tutti questi anni, un film che avresti voluto fare, non sei riuscito a fare? Cioè. Beh, io ero fissato con i western e abbiamo avuto la fortuna a un certo punto di sfiorare un progetto che adesso farà molto meglio di me, però. Lo farà Stefano Soldi, ed è Colt, è la storia di una pistola, è un soggetto che piaceva a Sergio Leone, l'aveva scritto insieme a Sergio Donati e a un certo punto noi ce ne siamo in qualche maniera impossessati, abbiamo scritto anche un piccolo trattamento, abbiamo parlato con i figli di Leone per poterlo fare, ma non se ne riusciva a fare nulla. E dopo, dimenticato, invece adesso lo fa Soldi, ma Fa una serie, fa una serie. fa una serie. Comunque, il western è sempre una cosa. Sono riuscito però, in un film comico che era Spasso nel tempo, a girare Fatti un pezzo di quella. un pezzo e De Sica c'aveva il vestito che avevamo preso a Los Angeles da un negozio, da un noleggiatore di costumi, c'aveva il vestito di John Wayne, Sentieri Selvaggi, quindi era una cosa meravigliosa. Perché è E ci vuole applauso. movie buff. Ma infatti in un altro film, il bello del cinema è questo, che in un altro film che si chiama Sognando la California, abbiamo fatto un giro enorme in America, una mattina siamo a Monument Valley, il posto di John Ford. Io sono arrivato quella mattina e non c'era nessuno, c'era la roba che nasceva, c'erano degli indiani che facevano le comparse con noi e c'era un cavallo e allora andai da questo indiano e dico, senti, guarda, io ho aspettato tutta la vita questo momento, mi devi dare il tuo cavallo. Lui era un po' napoletano, dice, tu quanto il tavolo? Lo pagheremo noi, lui si è fatto pagare da me per il cavallo. E ho fatto, non sono un grande cavallerizzo, ho fatto 1 chilometro da solo in mezzo al paesaggio di John Ford, anche quello lì, insomma,
Ecco, il cinema è bello anche per quello, sono cose fuori, no? Che sono emozionanti. Quante volte con Carlo, per esempio, quando abbiamo fatto poco tempo fa Mai Stati Uniti, un altro film degli Stati Uniti, era un film molto carino, e ci siamo trovati, io e lui, abbiamo girato una scena davanti alle statue dei presidenti, siamo andati apposta, per cui, che ci ricordavano il trigo internazionale, ci ha preso un'emozione. E di cose del genere sono successe. Per sapere che mettevo la macchina da presa dove l'aveva messa Hitchcock, è una cosa che mi tremavano le gambe proprio. Molti rasi. Bellissimo. Siamo andati apposta, abbiamo fatto il film per fare questo. Per andare lì.